cominciato a raccontare la mia storia nel social network. Appena dopo il primo ricovero non ero ancora stata diagnosticata. Avevo fatto questo attacco alla broncoscopia, avevano visto queste bronchiectasie sul social network, appunto perché sospettavano la fibrosi cistica. Mi sono avvicinata alle comunità di fibrosi cistica online, internazionali e nazionali. E poi ho visto appunto per sensibilizzare le persone, per far conoscere le storie, cos'era la malattia, perché sono dietro un nome, ci sono anche persone, magari vedi la persona che cammina per strada, sembra sana, e invece passa metà della giornata a curarsi. E quindi ho deciso di rendere pubblica la vita, quella che era nascosta, che nessuno vedeva delle cure, dei ricoveri. Perché appunto quando andavo a scuola magari sembravo sana. E ho cominciato nel 2009, continuerò a fare informazione, a dire quello che devo dire, quello che ritengo giusto. Purtroppo adesso, siccome c'è molta gente che mi cerca, sia per cose positive sia per cose negative, non riesco ad esserci per tutti, però cerco, cioè prima c'ero proprio per tutti. Nella giornata di oggi hanno fatto luce su molte cose. Hanno posto molte domande e poche risposte. Basta sentire per delle risposte chi ci vive, chi ci va dal medico e il medico non sa cosa fare. Quindi secondo me lì qualche giornalista dovrebbe far finta di essere un paziente, perché le persone del governo vedono cosa passiamo noi, cioè il problema di avere il medico che non sa prescrivere un farmaco, un medico ospedaliero. L'ho sempre sostenuto, la ricerca è fondamentale. C'è chi dice ok, hai scoperto una malattia, hai scoperto l'origine della malattia, e poi c'è la persona che ci crepa comunque, sì, ok, però se riesco ad individuare il come, il perché, riesco anche a vedere come si sviluppa e quindi ci sono più modi da intervenire e vedo cos'è più facile da sviluppare in laboratorio. Ci sono, prima si conosce e poi si fa un piano d'attacco. E se non è per me, perché la malattia fa i suoi progressi, sarà un domani per un nuovo nato che avrà un'aspettativa più alta. Quindi la ricerca non è finalizzata a chi c'è oggi, ma a chi ci sarà domani. Molti altri malati mi raccontano le loro storie. E bene o male ci assomigliamo tutti, ci si imbatte negli stessi problemi. I giornalisti non capiscono cosa vuol dire aspettare appunto 5-6 anni. Per avere la pensione di invalidità non riesci a lavorare, cioè i genitori che stanno a casa per prendersi cura di te, devi pagarti 3.000 euro di medicina al mese. Poi quando ti riconoscono le cose, comunque perché ci sei una persona a casa e più te che non lavori, ti danno 800 euro al mese. E se devi spendere 3.000 di medicine perché il medico non lo sa prescrivere? C'è un'altra famiglia che ha il bimbo che ha il deficit del F1 come me. E anche lui stranamente l'ha manifestato precocemente. Il bimbo adesso ha 4 anni. E la madre non lavora perché sta tutto il giorno col bimbo, perché ha 2 settimane al mese la febbre a 38, le altre 2 settimane ce l'ha 40. E non lo ricoverano perché non sanno come curarlo, perché non ha l'enfisema, più o meno la stessa storia, non ha l'enfisema, però fanno ancora effetto gli antibiotici per bocca. Quindi non lo ricoverano, non ci sono strutture adatte, non c'è niente da fare, il bimbo è disnato. Finché non peggiora non si fa niente e non ha neanche riconosciuto l'accompagnamento. La soluzione è quella che avevo già proposto l'altra volta quando ho parlato con l'INPS di Padova, una collaborazione tra il centro regionale delle malattie rare che sa il decorso di ogni malattia e quanto invalidante possa essere nelle diverse fasi e le USL e l'INPS. Per una corsia preferenziale, per un malato raro, principalmente di malattie fortemente invalidanti, principalmente quelle che poi hanno un'aspettativa di vita molto minore, perché fortunatamente io sono arrivata all'età adulta, però la stragrande maggioranza non ci arriva. Ogni malato raro è diverso, perché le malattie sono diverse, ci sono i problemi invisibili, ci sono i problemi visibili, ci sono dei problemi cronici per cui una persona impara a convivere, ci sono dei problemi per cui dal nulla capita un infarto, per cui bisogna avere sempre l'ospedale vicino e la persona non ha nessun sintomo. Più volte quando esco con alcuni amici, magari mi portano l'ossigeno, corrono avanti e mi tirano e dico, oh, ci sono io dall'altra parte. Eh no, ma perché sembri sana?
Voglio dire, ci si dimentica anche quando sono il guinzaglio, figuriamoci uno che sembra sano. Promuoviamo la conoscenza delle malattie rare.